Quando si parla di pesto si accompagna con le trofie, è una regola qua a Genova ferrea. Si utilizza una farina classica 00, ci servono 250 ml di acqua tiepida. È un impasto molto duro, quindi ha bisogno di tanta forza per farlo prendere bene. L'impasto è pronto, è molto duro, stacchiamo una piccola porzione, l'appoggiamo sulla maglia. La facciamo scivolare lungo le nocche in modo da farla allungare di forma. Poi la vediamo sbucare dall'angolino, incliniamo la mano e scendiamo a 45 gradi per farla attorcigliare. E i nostri fagiolini, che sono stati sbolliti in precedenza, perché questa è una cottura molto lunga. Aggiungiamo un goccio di acqua di cottura della pasta, tiriamo su col nostro ragno. L'importante è che il pesto non venga mai scaldato in padella. A noi piace lasciarle bianche e mettere la nostra cucchiaiata di pesto sopra. Una decorazione di fogliolina, trofie di Recco alla paesana, col pesto alla genovese.